grossa difficoltà è legata al fatto che per intervenire su consumo servono degli investimenti ingenti. Il periodo ovviamente non è quello ideale e dobbiamo anche dire che non ci sembra, e mi assumo le responsabilità di questa dichiarazione, che ci sia poi tutta questa grande volontà di metterci le mani da parte della proprietà, e quindi questo sicuramente non agevola. La proprietà è una proprietà unica, noi abbiamo avuto interlocuzioni anche con cittadini che erano interessati a recuperare magari parzialmente, insomma, uno start-up di qualche cosa di sano all'interno di questo elemento tumorale di urbanizzazione selvaggia. Proposte vere, concrete, non ne abbiamo mai avute. L'acquirente si può anche trovare, sono le asticelle su cui si pongono le fasi della trattativa e che correttamente in questo caso non spettano all'amministrazione comunale, perché è un territorio che è di proprietà privata. Non ci sono molte cose da salvare lì, anzi io credo che, appunto, parlando di ferita aperta, siano solamente una memoria di... Era stato anche promosso dall'associazione una sorta di sondaggio e veniva fuori che il minareto è un elemento simbolico nel bene e nel male che potrebbe venire salvaguardato. L'intervento principale è stato quello della bonifica della collina, quindi una serie di canalizzazioni dell'acqua che riuscissero a svuotare un po' la pericolosità e il rischio idrogeologico. Servirebbe una dimensione di esproprio forte e coraggiosa